Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene, siamo di nuovo qui per un video meraviglioso, almeno spero sia meraviglioso, con la nuova Cupra Leon TCR, versione TCR, prodotto assolutamente free per Assetto Corsa, che è scaricabile su Race Department, vi metto il link in descrizione, ed è reputo che come prodotto free è davvero all'altezza di prodotti quasi pay, quindi vale la pena comunque scaricarla, vale la pena provarla, è una macchina bellissima, se vi piace questo, se vi, diciamo, deve piacere il genere di vetture, diciamo, turismo. Molto ben fatta, si guida bene, io non sono un esperto, ma nel panorama di Assetto Corsa, delle mode di Assetto Corsa, come sapete vi dico sempre, c'è tanta roba bella, poca, e tantissima roba che io per roba intendo auto, tracciati, add-ons vari, che è meglio non installare. Ci sono alcune auto, alcuni tracciati che vi appesantiscono il sistema perché sono elaborati con una grafica, diciamo, errata. Ecco, ci sono tante dinamiche dietro la creazione di una mod, quando soprattutto a volte sono dei porting di altri giochi, auto prese da altri giochi, fatto il porting e la trasformazione dell'auto per il gioco X, la portano nel gioco Y facendo delle piccole modifiche, ecco. E in questo caso può capitare che questa operazione di trasformazione potrebbe non essere fatta correttamente, quindi il modello dell'auto magari dal punto di vista estetico è anche carino, poi la guidi ed è un'auto completamente irrealistica, con un comportamento poco realistico, oppure che appesantisce tanto il sistema. Ne mettete 10 di quelle auto, fate una gara offline con 10 avversari con la stessa auto, vi ritrovate con un frame rate a 20, quando normalmente magari girate a 100 e anche più magari con Assetto Corsa. Questo accade perché purtroppo alcune auto sono fatte, ecco, non sono curate nei particolari. Questa è un'auto che assolutamente merita, perché è molto ben curata, è molto ben fatta, non ha i problemi di cui parlavamo poco fa, e il sound è carino, si guida bene. Oggi siamo qui a Lime Rock Park, è un circuito del Connecticut, quindi siamo negli Stati Uniti. Molto carino, un circuito veramente, si scarica, anche questo è free, e come potete vedere anche già dai dettagli dei cordoli che vedete, è fatto in maniera molto 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 dettagliata. È un ovale, diciamo che è un circuito molto corto, è sì, una specie di ovale con due o tre curve e controcurve nel primo settore. Dopo il piccolo rettilineo ci sono una serie di curve e controcurve molto, abbastanza strette, che se prese male, diciamo, se si prende male la prima, di conseguenza tutte le altre saranno, diciamo, avrete difficoltà a prenderle. Quindi è un circuito dove la prima parte va presa bene sin dall'inizio per poter impostare tutta la traiettoria corretta anche per le successive curve. Poi dopo ci sono un paio di curve, ancora sono quasi tutte curve a destra, perché si gira in senso orario, e il circuito è molto bello, l'auto è carina. Proviamo questa Seat Leon, Seat, scusate, non è una Seat, è Cupra Leon Competition TCR. Guardiamola un attimino dal di fuori, vediamo che la macchina, ragazzi, è veramente bella, assolutamente. Guardate che macchina, guardate il dettaglio delle gomme Yokohama Advan, si vede benissimo il disco, la pinza dei freni, la parte posteriore aggressivissima. Ragazzi, io di questa macchina devo dirvi che mi sono davvero innamorato, è molto, le maniglie, guardate, molto ben curata, guardate che bella, che bella, che bella, e la parte interna anche è ricostruita in maniera, che dettagli ragazzi, guardate, centralina Magneti Marelli, TCR, bellissima, bellissima, batteria 12 volt racing battery, bella legata, roll bar, va ragazzi, pulsantiera centrale, volante molto bello, molto bello, Motec, ragazzi, è una macchina fatta benissimo. Ok, bando alle ciance, siamo alla guida, e il sound non è malissimo, la prima parte è un po' va un po' migliorata forse, ecco, la prima parte
Poi quando si guida e si tiene sempre su in alto con i giri, è piacevole, soprattutto la parte esterna. Poi dopo proveremo a vedere un attimino il giro che faccio anche con le telecamere esterne. Devo dirvi che mi piace, è una macchina molto bella. Ok, Lime Rock Park, facciamoci dei giretti, quindi frizione, prima, la frizione ce l'ho sul volante io perché ho il Fanatec V2, quindi ho mappato la frizione sui due assi, che è comodissimo ragazzi questo volante. Guardate la mia recensione di questo volante, ne ho fatte due, perché è veramente molto bello. Ho fatto anche uno speciale su come installare il Quick Release, ma vabbè, è un dettaglio, se volete andate a vedere i video nel mio canale. Ok, partiamo. Wow. Allora, ci sono i birillini per darvi le indicazioni giuste della traiettoria. Ok, quindi sfioriamo birillino a destra, birillo a sinistra, lo sfioriamo e andiamo a percorrere il rettilineo, dove raggiungiamo di quinta una certa velocità di 200, tra 200 e 300 metri, prendiamo seconda, birillo interno, ci allarghiamo un attimo e ci stringiamo subito per prendere i due birilli interni, per poi allargarci sul cordolo, birillo esterno a destra, seconda, altro birillo e subito dentro sul cordolo, primo birillo, secondo birillo, terza, birillo interno a destra, birillo esterno a sinistra, tutto giù il gas e si percorre questa piccola S, quarta, si frena, birillino a sinistra, terza, birillino a destra, tutto gas, c'è questo dosso dove l'auto salta un attimino, birillino a destra, si appoggia la quarta, si frena, si porta la terza, due birilli si sfiorano e tutto gas in uscita sul cordolo a sinistra, si appoggia la quarta, si molla un po' il gas, si punta il birillo a destra, si mette tutto giù il gas, birillo a sinistra e siamo di nuovo sul rettilineo centrale. Ragazzi, è bellissimo, un circuito meraviglioso, bellissimo. Di quinta tra 2 e 300 metri si frena, quarta, terza, si può fare anche di terza, birilli esterni, si chiude tutto per prendere questi due, altrimenti si va largo. Ok, birillo a destra, seconda, birillo e si chiude a sinistra per acchiappare primo e secondo birillo, terza, birillo a destra, in uscita, birillo a sinistra, tutto gas e questa S è meravigliosa. Ragazzi, questo circuito è bellissimo, dovete farlo, dovete provarlo. Birillo a destra, quarta, terza, birillo a sinistra, a destra, scusate, dosso, si vola, birillo a sinistra, quarta, terza, a destra, c'ho due birilli che sfioro, e tutto gas, appoggio la quarta, birillo a sinistra, allora, birillo a destra e birillo a sinistra in uscita. Ragazzi, è bellissima questa macchina, vi assicuro, è bellissima, questo circuito è divertentissimo. Facciamo un altro giro, birillo, birillo, ci allarghiamo e ci stringiamo subito, birillo, birillo, in uscita, birillo e ci chiudiamo subito per andare a prendere il nostro birillino, il secondo, appoggiamo la terza, birillo a destra, in uscita, che uscita, fantastico, terza, destra, come si scompone, dosso, l'auto salta, quarta, appoggio la terza, mi sfioro i due birillini e qui non devo scalare, alleggerisco un po' il gas e subito tutto gas per andare a prendere il cordolo in uscita poi a sinistra e vado sul mio bel rettilineo. Ragazzi, questo circuito è bellissimo. Ok, mi fermo qui vicino ai box, guardate il dettaglio e la cura di questo circuito, veramente bellissimo. Andiamo a vedere il mio giro, cosa abbiamo fatto, vediamo. Allora, replay, sono ancora fermo qui perché ho chiacchierato con voi. Oh, guardiamoci il replay, guardiamo. Ecco, vado a prendere il birillo. Oh, no, questa era un'uscita che non c'entrava nulla. Non so perché c'era quel pezzo, andiamo a vedere. Oh, ecco qua dovrebbe partire. Ecco, siamo partiti. Wow. Eccoci. Ecco il rettilineo. Wow, guardate, sfioriamo il birillo e il rettilineo. Tutto a potenza, tutta. Con la quinta, tra i 2 e i 300 metri, si inizia a pestare e si scala. Terza o seconda, dipende dall'auto. Ecco, qui potevo stare un po' più stretto, qui mi sono allargato, qui stretto, perfetto, mi allargo,
Birillo, largo e stringo tutto per andare a acchiappare il birillo interno, secondo birillo, destra birilletto, in uscita, wow, ragazzi, è bellissima quest'auto, questa S è meravigliosa, birillo, wow, interno, il dosso e la macchina vola un attimo, guardate, è bellissimo quel dosso, perdi un attimino la sensibilità del force feedback per una frazione di secondo ed è una sensazione incredibile, guardate come va, ragazzi, bella pista, bella macchina, bello tutto. Ragazzi, assetto corsa e ancora un simulatore attualissimo, con le mod, con la mod sol, con tutti gli add-ons che sono stati creati. Guardate che fantastico! Bellissimo, bellissimo! Con tutti i nuovi add-ons per assetto corsa, vi assicuro che è ancora un simulatore attualissimo, sicuramente ancora ne ha, è molto longevo. Ci sono mod fantastici, ci sono mod meno belle, ma dovete guidarle, dovete riconoscere un attimino. E poi comunque ascoltate i pareri anche in giro dei vari youtuber o comunque i pareri in rete, perché ci sono mod che non vale la pena installare. Vabbè, capita, no? Può succedere. E bellissimo, bellissimo. Guardate, in uscita, vai, gas, gas, gas. Freno. E qua... Mamma, bellissimo ragazzi, bellissimo, bellissimo. Bene, con la mia Cupra Leon che gira sul Lime Park, fantastico, bellissimo, bellissimo, mi piace un tanto questo circuito, veramente bello. Quindi, dicevo, su queste immagini vi lascio, vi do l'appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi piace il video, commentate sotto, voglio sapere se vi piace la macchina, se vi piace il circuito e magari i vostri tempi. Io sono riuscito a fare, credo, un 58, ok? Vediamo i vostri tempi con questa Leon e fatemi sapere le vostre impressioni, qualunque commento, qualunque... e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao! Bellissima! Wow, spettacolo!